Buono lo stato di attuazione di provvedimenti relativi a settori quali attività produttive e rivitalizzazione dei centri storici. Ancora insufficienti le azioni destinate al terzo settore e al turismo. E il punto della situazione sugli interventi previsti dal programma speciale Senisese è tracciato nel corso dell'ultima seduta della quinta commissione, a cui hanno partecipato i sindaci e gli amministratori dei comuni interessati, secondo i quali sono necessarie la valorizzazione di macroattrattori come il turismo e la presenza più decisa della regione, così da evitare una eccessiva parcellizzazione e favorire una rimodulazione più congrua degli interventi al netto delle reali esigenze del territorio. Preoccupazione hanno manifestato invece i consiglieri presenti per il dato relativo allo stato di avanzamento della spesa, rapportato ad un 7,15% a fronte di 35 milioni di euro di stanziamento. Per il presidente della commissione Napoli del PDL, il dato che concerne l'occupazione appare disarmante, mentre quello relativo allo spopolamento, sempre più consistente, e lo stesso prodotto interno lordo dei singoli comuni non hanno conosciuto miglioramenti di sorta.